psicologa che anche dal dottor Freni. Io credo che questa tipologia di violenza possa nascere anche da quello che avevo detto in premessa, da un cyberbullismo, da un bullismo attivo o passivo. Si è svolto stamattina a Catania, presso il Teatro Don Bosco di Viale Mario Rapisardi, l'incontro con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Armando e Diaz Manzoni e promosso dal Lions Club Farobisca di Catania. Il convegno dal tema Stop alla violenza di genere è stato aperto dalla professoressa Sebastiana Ivana Gualtieri, dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Diaz Manzoni. Il nutrito parterre del relatorio, composto dal dottor Teo Raciri, vicepresidente del Lions Club Farobisca di Catania, l'avvocato Domenico Di Mauro, specialista in diritto civile e diritto dei minori, la dottoressa Elena Portale, psicologa dell'associazione Io sono Giordana, il dottor Letterio Freni, dalla Polizia Postale Sicilia Orientale, la signora Vera Squadrito, presidente dell'associazione Io sono Giordana, e la dottoressa Rosaria Anna Puglisi, delegata a Service Prevenzione contro la violenza di genere per il distretto Lions 108 YB Sicilia. Per leggerezza pubblicano dei video che diciamo non si possono difendere dicendo che era solo uno scherzo. Nella giornata dell'8 maggio 2024, presso la sezione aerea di manovra della Guardia di Finanza di Catania, alla presenza del sindaco di Catania Trantino, del prefetto di Catania Sua Eccellenza Maria Carmela Librizzi, del comandante del Comando Aeronavale Centrale, generale di Corpo d'Armata Antonino Maggiore, del comandante provinciale generale di Brigata Antonino Raimondo, nonché di altre autorità civili, militari e religiose, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 30° anniversario dell'incidente di volo, nel quale il maresciallo maggiore aiutante specialista Giovanni Giudice e il maresciallo ordinario pilota Domenico Demetrio Corso perirono nell'adempimento del loro dovere. Il maresciallo maggiore aiutante specialista Giovanni Giudice nacque a Catania il 15 luglio 1935. Si arruolò nel Corpo della Guardia di Finanza il 29 gennaio 1956, divenendo specialista di elicottero nel 1960. La sua carriera, prima dell'arrivo alla sezione aerea di Catania nel 1991, lo vide operare in molteplici sedi di servizio come Pisa, Intimiano, Como ed Augusta. Il maresciallo ordinario pilota Domenico Demetrio Corso nacque a Reggio Calabria il 25 aprile 1958. Si arruolò nel Corpo della Guardia di Finanza il 1 aprile 1978 e conseguì il brevetto militare di pilota di elicottero tra il 1981 e il 1982. Nel 1983 venne trasferito alla sezione aerea di Augusta e nel 1991 presso la sezione aerea di Catania. L'incidente avvenne il 3 maggio del 1994 durante lo svolgimento di una missione di volo sul Monte Etna nell'ambito di un preciso piano di prevenzione e soccorso in montagna. I due sottufficiali, equipaggio dell'elicottero NH500 Volpe 118, a causa delle pessime condizioni meteorologiche a seguito di un repentino e drastico peggioramento, venivano coinvolti in un drammatico e fatale incidente nei pressi dei crateri Silvestri, in località Rifugio Sapienza, nel quale persero entrambi la vita. La cerimonia si è svolta in due momenti distinti: una commemorazione presso il reparto, nella quale è stata celebrata una liturgia da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e successivamente con la deposizione da parte delle autorità intervenute e dei familiari di una corona di fiori presso il luogo del drammatico incidente. La Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di un 33enne di Randazzo, indagato per reati di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico eseguita dai carabinieri della stazione di Randazzo. I fatti che hanno originato l'emissione del provvedimento restrittivo hanno fatto luce su una vicenda che avrebbe visto l'indagato nel giugno dello scorso anno perpetrare un tentativo di estorsione nei confronti di un uomo 51enne, padre dell'ex convivente di 35 anni. In particolare, l'indagato avrebbe preteso la somma di 850 euro dal padre della sua ex fidanzata, quale rimborso spese, a suo dire, per l'acquisto della droga che la 35enne avrebbe utilizzato durante la loro relazione amorosa finita circa 3 mesi prima. Il 33enne non si sarebbe limitato a una semplice richiesta, ma è andato oltre quando il 6 giugno dello scorso anno avrebbe minacciato il padre della sua ex compagna inviando sul suo smartphone dei messaggi di testo e vocali tutti intimidatori.
In particolare, l'indagato in quella data era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dei carabinieri della stazione di Randazzo e nell'attesa dell'udienza di convalida posto ai domiciliari. È stato proprio durante i suoi arresti domiciliari che avrebbe inviato quei messaggi all'uomo, promettendogli che avrebbe fatto del male a lui e alla sua figlia se gli avesse dato i soldi. Alla luce di quelle gravi minacce in relazione all'esito dell'udienza di convalida del 33enne, il 51enne, preoccupato per l'incolumità della figlia, si rivolge ai carabinieri che, acquisiti gli elementi indiziari e svolti i necessari riscontri, ne hanno compendiato l'esito dalla locale procura della Repubblica alla successiva emissione dell'ordinanza cautelare a carico del 33enne. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno bloccato ancora una volta un sito allestito per lo spaccio di cocaina e di marijuana all'interno di un condominio di Viale Grimaldi nel quartiere Librino, arrestando per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne catanese già gravato da analoghi precedenti di polizia. Dopo un prolungato e impegnativo periodo di analisi, i carabinieri hanno riscontrato l'effettivo viavai della clientela che si avvicendava all'interno di quel palazzo per qualche minuto, giusto il tempo di pagare e quindi ricevere la dose per poi andare via. In un momento propizio hanno effettuato un sopralluogo, scoprendo che il luogo della vendita era proprio l'ingresso delle scale condominiali, protetto da un portone in ferro chiuso e con una piccola feritoia. Questa condizione costringeva i residenti di quel condominio ad assistere alla compravendita di droga, nonché addirittura ad attendere il suo assenso per entrare e uscire dal palazzo. È stato pertanto predisposto l'intervento con due squadre, la prima posizionata in modo da bloccare ogni possibile tentativo di fuga dei malviventi dall'edificio, mentre l'altra, approfittando della fortuita apertura del portone da parte di un condomino che stava incasando, ha fruttato l'occasione per fare irruzione all'interno dell'androne del palazzo, sorprendendo lo spacciatore con in mano una busta della sua mercanzia. Subito bloccato e messo in sicurezza è stato perquisito, trovando all'interno della busta due contenitori di plastica contenenti complessivamente 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana, mentre nelle tasche del giubbotto la somma di 525 euro, sicuro provento della sua illecita attività, nonché un block notice con annotazione delle movimentazioni relative alle compravendite delle sostanze stupefacenti. Il 23enne è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. La fontana di Cerere, nota anche come Fontana del Borgo, opera idraulica e scultorea ubicata al centro di Piazza Cavour, popolarmente detta appunto Piazza Borgo, da alcune settimane sottoposta a lavori di restauro disposti dal comune. La statua era stata in origine concepita e realizzata per un'altra piazza catanese, e cioè l'odierna piazza dell'Università, dove in effetti per quasi 50 anni si trovò collocata. Fin quando lo stesso Senato cittadino, per soddisfare la delusione dei catanesi che l'avevano voluta come protezione dalla carestia, non venne dislocata nella piazza principale del quartiere Borgo, cioè la cittadella satellite che ospitava gli sfollati dei casali investiti dall'eruzione del 1669. L'opera, oggetto di restauro, scolpita nel 1757 dallo scultore Giuseppe Orlando, è interessata da fenomeni di degrado che solitamente insistono sui manufatti esposti agli agenti atmosferici. Sottili matenaci e patine biologiche di colore nero costituite da alghe e batteri occultano tutte le superfici di pregiato marmo di Carrara. In più punti danneggiata, la scultura è in condizioni di complessivo degrado, sottoposta alle cure di esperti e restauratori per riportarla ai suoi colori e le sue proiezioni naturali. Arrivati a Malmo, in Svezia, i cantanti dei 37 paesi che si esibiranno alla Malmo Arena per aggiudicarsi la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest. A rappresentare l'Italia con La Noia, la vincitrice dell'edizione di quest'anno di Sanremo, Angelina Mango. Attesa martedì 7 maggio la prima semifinale. A inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro. L'edizione 2024 si sviluppa in tre serate, le due semifinali in programma il 7 e 9 maggio e il gran finale sabato 11 maggio.